Ore troppo presto, 7 e neanche. Sono nel mio Airbnb e adesso andiamo a beccare Yuri perché oggi, ragazzi, è giorno di Minardi Day. Vamos! Allora, un'altra levataccia? Chilometri di coda. Tra l'altro non ci siamo neanche messi d'accordo, con la maglietta. Per niente, potevamo mettere la polo, ma le temperature non ce lo permettono oggi. Esatto. Stiamo ancora aspettandone uno, ma siamo già carichissimi. Abbiamo visto delle cose già in anteprima che. È arrivato. Si è falcato. Ma sei arrivato con la polo, ma sei matto. Ma Beh, sei io completamente. questa ho, Ho capito, potevi mettere lo scoglio delle prequalifiche. Cazzo, hai ragione. La nostra visita al Minardi Day non può che partire dal museo Checco Costa, dove è allestita la mostra 100 anni di passione, che celebra il centenario del circuito del Savio. Qui veniamo accolti da dei pezzi meravigliosi come questa Alfa Romeo RL Targa Florio. Pensate, Enzo Ferrari vinse con uno di questi modelli la Coppa Acerbo. E qui la Itala 51 Sport del 1922, ovviamente con sedile per il meccanico e attrezzi saldamente fissati dietro. Ma passiamo ai pezzi forti, la 126 C4 con cui Alboreto vinse al Zolder nel 1984. Progettata da Forghieri e Postlethwaite, purtroppo questa vettura non seppe mantenere le attese e nel complesso si rivelò poco competitiva. E questa, beh, questa non ha bisogno di presentazioni, la mitica Tyrrell P34 versione 1977 di Peterson, con cui andò a podio sempre a Zolder. No, ragazzi, voi immaginatevi di infilarvi in questo abitacolo e infilare le gambe lì dentro e andare a 300 all'ora. A chiudere, Toro Rosso STR05, la vettura del 2010, e la Alfa Tauri, qui con la Show Car 2020 con livrea 2022 marchiata Pierre Gasly. Ma ora è il momento di addentrarci nel paddock, che dite? E allora facciamolo con il padrone di casa. Con Giancarlo Minardi, allora Giancarlo, settima edizione del Minardi Day, abbiamo quest'anno una lista di vetture veramente incredibili, ci si aspetta un'altra giornata di pienone come tutti gli anni. Ma stiamo crescendo di anno in anno e questo è un segnale positivo che vuol dire che sia Giuseppe che Elena, mia nipote e mio fratello hanno lavorato bene, che abbiamo lavorato bene gli altri anni anche se non abbiamo avuto sempre fortuna con la pioggia, qui oggi stiamo passando dall'altra parte col caldo. Abbiamo riempito tutti gli slot, abbiamo un numero consistente e qualitativo di Formula 1. Ieri abbiamo avuto e oggi abbiamo la presenza di tantissimi ex piloti. Direi che l'evento sta crescendo, auguriamoci, incrociamo le dita che tutto vada bene. E la nostra carrellata nei box la cominciamo con due vetture di cui abbiamo parlato sul nostro canale. La Wolf VR07 del 1979, quella guidata da Hunt e Rosberg. Trovate il link al video in alto a destra se non ricordate la storia. E questa? La riconoscete? Forse così no, perché non è mai scesa in pista in gare ufficiali con questa livrea. Non è altri che il prosieguo di scuderie dimenticate sulla Onix. Ricordate, costruirono il modello Ore 1, Ore 1B e poi se ne andarono. Come sapete, la scuderia venne rilevata dalla Monteverdi, che aveva intenzione di entrare in griglia finendo questa vettura la Ore 2 per la stagione 1991. Non ci riuscì, ma oggi l'abbiamo vista dal vivo, ovviamente assieme al fidatissimo Cosworth economico di facile installazione. Sarà un caso che le vetture più belle, tipo questa che è la Jaguar, quella lì accanto a te che è la Williams di Pastorone Maldonado e quella lì che è la Jordan del 2003 Bionegge, hanno tutte il motore Ford Cosworth? Forse secondo no. me non è un Sai che caso. Non lo è, no. Allora ragazzi, porto gli occhiali da sole non perché sono un VIP ma perché fa un caldo nero. Però qui abbiamo
un fantastico esemplare di Fond Metal di Tarquini e Chiesa. L'unica cosa che mi delude tantissimo, lo sai qual è, Yuri? Cosa? Guarda qui, non c'è sgommatutto. No, che amarezza, però c'è CMR taglio laser. Ho capito, ma in confronto non regge, sgommatutto è più bello. Attenzione, eccola qui, è la più scarsa di sempre probabilmente, ma non ce ne frega niente. Lo sai, posso dire, tutti dicono che... Posso? No. Tutti dicono che è brutta, ti dirò, a me non mi dispiace, faceva cagare, però non so perché. In pista sì. Il box delle Ferrari storiche non era affatto male, con anche il modello 412 T1 del 94. Ma la Lotus si difende piuttosto bene. Qui per esempio abbiamo la Type 91, chassis numero 12 di Nigel Mansell, l'anno dell'ultima vittoria con Chapman ed Elio De Angelis sull'altra vettura numero 11. Dietro però compare un'altra leggenda, la 72D, in particolare quella di Jackie Hicks, con la quale conquistò tre podi, tra cui il secondo posto nel famigerato Gran Premio di Spagna 1975. Beh ragazzi, c'è poco da fare, le immagini parlano da sole, il nero e oro ci conquista sempre. Italiani, anche italofoni in realtà, hanno avuto degli sponsor memorabili. Voi date un'occhiata a questa di Fabrizio Barbazza con sponsor Bistefani, una macchina biscottata. Poi ci domandiamo, perché non ci sono più piloti italiani in Formula 1? Perché la Bistefani non investe, signor Bistefani, al posto di fare biscotti, faccia qualcosa di... no? Tanto ce ne sono tanti di biscotti. Non lo so Rick, secondo me non è propriamente quella lì, non lo so, ditemi voi. Forse mi sembra falso. Non lo so. Ditemi, non... C'è qualcosina che non torna. Per carità, potevano metterci di tutto e ci hanno messo questa che è comunque bellissima. Sì, però, vabbè, però... Attenzione, siamo incappati in una Merzario selvatica. Allora, bella. Fantastica. Non ci vivrei. Però c'è un problema. C'è un problema? C'è lo sponsor del Becchino. Male. Probabilmente questo, è fallito. E questo è un... è, un è una pecca. È una pecchina. Che non ce la fa godere appieno. E però diciamolo, quanto è bella la Merzario A3. Questa monoposto nel 1979 fu qualificata da Arturo al Gran Premio di Long Beach. Poi non andò benissimo, ma ne parleremo magari in futuro in un video. Intanto, ecco palesarsi, ovviamente munito di cappello, proprio il Fantino Comasco. Qui con Arturo Merzario. Arturo, raccontaci l'emozione, te che hai vissuto queste vetture nella loro epoca più gloriosa. Non basterebbe un mese per raccontare le emozioni che fortunatamente ho vissuto in 60 anni di corse. Di conseguenza mi limiterò a dire che continuo a gareggiare perché è la mia passione, perché mi piace, non è una questione di lucro o di cassa, come si suol dire, ma proprio per la passione vera, anche se sono cambiati i tempi, dove le vetture moderne con tutta questa elettronica io probabilmente non sarei capace. Meno male, perché io qua sono completo. Guarda la stanno prendendo. Oddio mio. Ah, qui c'è un Tarquino Ferrari 2002, Gran Premio d'Austria. Praticamente c'è tutto il piano della Ferrari di quel weekend là. Qui davanti, eccolo qua, circuito.
In fondo, se potete vedere, c'è scritto Barrichello deve far passare Schumacher. Immancabile come ad ogni Minardi Day la marcia di Vittorio Brambilla e ovviamente le Minardi stesse. Qui vediamo la M190 di Pierluigi Martini, numero 23, una vettura che, come abbiamo raccontato nel documentario su Minardi, rese purtroppo al di sotto delle aspettative senza mai andare a punti. E quasi nascosta nel retro c'è questa meravigliosa Arrows A20, niente po' di meno che di Toranosuke Takagi. Come potete vedere, ero in adorazione. Il dettaglio sullo sponsor? Di questo sponsor bisognerebbe raccontare la storia, bisognerebbe. Questa livrea qui è antipioggia. Anche il paddock era pieno di chicche favolose, ad esempio questa, la Ferrari dei Leoni della CEA. E poi tantissime vetture di F3000, F2 ed F3 a condividere gli spazi con vetture come la mitica Shadow di Tom Price, macchina elegantissima che cela dietro di sé la triste storia del pilota gallese. Ma fermi tutti, perché stiamo per portarvi un incontro clamoroso, e sì, perché infatti abbiamo conosciuto Alistair Young, niente po' di meno che il figlio del mitico Alex. Alistair, nice to meet you. Nice to meet you. You are here at the Minardi Day. What does it mean to you knowing that your father raced for this team? Honestly, I'm still in a bit of shock. You know, even looking at this car, it's 1 year after my dad's Formula One year, so it's very special to me today. It's incredible. You are a racer, you are following your dad's steps. How is it going for you at the moment? Yep, going well. It's my first year in Europe. We've had a few mechanical issues, but came off winning a championship at the end of last year in India. Had some good pace this year, so I'm looking forward to Monza next month. Okay, so good luck, and hope we see you again. Thank you. Thanks, mate. Siamo qui con Gianni Morbidelli. Gianni, raccontaci l'emozione di portarvi a vedere queste vetture che ti hai vissuto in prima persona, vederle ancora qui dopo 30 anni con tutta questa gente qua che è ad ammirarle. Ma l'emozione te la racconto poi dopo quando ci salgo, perché voglio dire, sarà forte, un'emozione forte ritornare a guidare la Formula 1 che ho guidato 30 anni fa, sicuramente darà dei grossi brividi, però è bello soprattutto perché qui si respira passione, si respira l'amore per un ambiente, per uno sport che mi ha dato tanto, che per 40 anni insomma ho frequentato in lungo e in largo, di conseguenza insomma è piacevole, è bello vedere in qualche maniera gente che condivide con me la stessa passione. Io ho avuto la fortuna di guidare tante macchine in vita mia in 40 anni di attività e ritornare ancora qua e riassaporare un po' le stesse emozioni è un piacere sicuramente molto bello, molto, forse anche difficile da descrivere in qualche maniera. Grazie mille Gianni. Bel caldo, sì. Un bel caldo, ma anche un bellissimo Minardi Day, pieno di macchine, pieno di appassionati, pieno di anche gente che è venuta per la prima volta e si è beccata un'edizione coi controfiocchi, devo dire. L'altro, non è facile godersi lo spettacolo, in più fare le foto con i fans, che comunque è un piacere, però comunque ogni pochino ti devi fermare, fare le interviste, beccare, guarda quello, c'è quello, prima abbiamo beccato Butzer, però poi c'è sparito, vediamo se riusciamo a beccarlo, e poi vediamo un po' nel pomeriggio, adesso inizieranno a girare Formula 1 e vediamo noi saremo un po' cosa succederà.
insomma, Yuri, anche un'altra edizione del Minardi Day è andata in archivio. Si conclude qua questa giornata, direi entusiasmante, tra vetture e piloti, veramente tanta roba come avete visto. Speriamo di avervi trasmesso il più possibile feeling della pista. C'era anche con noi il buon Amos. Ciao ragazzuoli, grandissimo. Recensione al volo di questo Minardi Day? Indimenticabile, non come il vostro canale, purtroppo è Forgotten. Che è Forgotten, esatto. Dopo arriverà il bonifico. Sì. E niente, dai, come al solito, grande emozione. Grazie anche di averci fermato. Sì, grazie a tutti quelli che ci hanno fermato, ci hanno chiesto una foto, sono stati contentissimi. Grazie al tempo, che come vedete è stato clemente oggi. Anche troppo, un po' meno va bene, però va bene, non esageriamo. Non lamentiamoci non più lamentiamoci di tanto. Troppo, no. Quindi, nei prossimi appuntamenti nostri, dove trovarci dal vivo, ovviamente campionato dimenticato, esatto. L'ultima tappa di Milano, che erroneamente è stato detto prima che era l'8 ottobre, è il 7. Il 7, okay. Dovrebbe essere il 7. Comunque il sabato di ottobre. Primo sabato di ottobre. Esatto. Forse sì. Vabbè, comunque quel weekend lì. Quei giorni là. E poi saremo anche, anticipiamo, bazzicheremo a Monza per la Formula Regional il 16-17 settembre. Sì. Quindi se volete trovarci saremo anche lì. Ci vediamo lì. E grazie a tutti per aver visto questo video e un cordiale saluto. Ciao. Ciao. Buonasera. Oh, buonasera. Che fatica. Com'è stato questo Minardi Day? Bellissimo, una figata. Ah, sono anche riuscito a guardare il Gran Premio in treno tornando a casa, quindi soddisfattissimo. Ma come hai fatto? E come ho fatto? Col wifi del treno l'ho guardato. E i tuoi dati, non avevi paura? Ma no che non avevo paura, perché io uso NordVPN. Ma cosa ne vuoi sapere tu che ancora non ti sei abbonato a NordVPN? Io sono mesi che provo a convincerti, niente. Allora, guarda, io te lo dico, ma te lo dico solo adesso perché poi non te lo ripeto più, eh. Qua sotto trovi un link, nordvpn.com/F1dimenticata. Se tu vai in questo link, puoi abbonarti a NordVPN col piano biennale più 4 mesi gratuiti e non solo, anche la garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Wow. Che ne dici? Sei convinta? Beh, convincimi ancora di più. Ma come convincendo? Tu mi vuoi provocare, ma io sono preparato questa volta, perché non solo tu, se vai nel link in descrizione, puoi abbonarti a NordVPN e navigare liberamente, senza paura per i tuoi dati, per 2 anni, ma fino al 1° ottobre, quindi c'è un mesetto di tempo, puoi abbonarti, farti i tuoi 30 giorni in cui scopri che è un servizio bellissimo e quindi andrai avanti, e se passi 30 giorni puoi avere fino a 30 euro di buoni regalo Amazon. Wow! Più di così che cosa vuoi? Adesso smettiamo di fare questo video e andiamo a fare il tuo account in NordVPN. Va bene.